sono ai mondiali di skate a Roma e stiamo per entrare a vedere le finali di quest'anno. Entriamo dentro e vediamo cosa hanno da lanciare. In questo momento ci sono le practice femminili, dureranno un'ora e poi inizierà il contest vero e proprio. Non so se avete visto il video delle semifinali. Se ti sei perso tutte le nostre disavventure e avventure, cliccala in alto a destra per recuperarle. C'è un'area di practice davanti al Colosseo bellissima, con tutto ciò che serve a uno skater per divertirsi. Un box, una jump, un rail e tirano su dei tricconi devastanti, per cui andiamo lì. No, telecamera. No. Hai rotto il pezzo. Io penso di adorare questo skatepark, anche se non ha nulla. Adesso sono iniziate le practice, andiamo a vederle, vediamo che cosa ci tirano fuori, anche solo in practice. Sarà un'oretta di fuoco. Running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on it. Anche oggi posto niente male, devo dire. Incredibile. Russell, tipo due ore fa era al ponte della musica a skateare con noi, comunque. Raga, non sembra, ma gli ostacoli sono belli. Comunque, riscaldamento andato, tra poco iniziamo con le finali. 30 secondi. Io sono impazzito quando ho visto quel kickflip backstay 50-50 in mezzo alla run. No sense. E per voi invece qual è stato il vostro trick preferito? Il vostro o la vostra skater preferita? Fatemelo sapere con un commento mentre qua continuano a spaccare tutto. Che cazzo di una cosa. Era arrivato il momento dei best trick, come se già prima non avessero umiliato la metà degli skater mondiali. Quanto le danno? 92. 92. Non so se ci rendiamo conto che ha chiuso un heel flip from board dopo essersi distorto una caviglia in practice. Lei non riusciva a camminare, ma è riuscita a skateare. E poi ci sono io che dopo 3 mesi dalla mia distorsione, lo skate lo vedo solo in cartolina. Maledette caviglie. Try dopo try, la vittoria è contesa tra Clovel e Akama. E tutto dipende da questo trick. Sono tipo lì di un punto. Possiamo dire che è stato incredibile. Madonna. Incredibile. Il livello in 2 anni si è alzato in modo esponenziale. Hanno spaccato qualsiasi cosa. Il Giappone ha veramente rotto tutto. Yes.
vinto, ma noi intanto dobbiamo andare a vedere le semifinali. Ma non è vero, ma non si possono riscaldare così con questi tri. 10 minuti di riscaldamento, poi scende giù. Look, I gotta watch my back, I gotta watch my back. Dodging demons, coppers, oppas probably hate me cause I'm black. I don't know, I be spreading love, sometimes they mutual. Just a seed that's from that darkness, but that's what it takes to grow. Still in flow, still in motion, couple homies with me and we sipping. Guardare le practice è qualcosa di affascinante, perché ti rendi conto di quanta capacità, tecnica, abilità abbiano i nostri skater preferiti, o comunque quelli che ci hanno segnato. E la cosa impressionante è che questi skatano da una settimana, ogni giorno, non stop, eppure oggi sono e devono essere all'apice della loro prestazione fisica. Tanto è vero che questa è la prima line che abbiamo visto. Russell MVP. Vado! Mamma mia! Yes! Vado! E lui si allenava con noi oggi pomeriggio, era con noi, al ponte della musica. Quelli saranno 80 centimetri, minimo, quasi un metro, in altezza. Le semifinali sono state impressionanti, vi consiglio di recuperarle ancora una volta, ma credetemi quando vi dico che durante le finali non potevi staccare gli occhi dalla course. Lanciavano un trick dopo l'altro. Per non parlare poi di quando è arrivato Nigel, che spara 6 trick dove gli altri ne provano 3. Amatelo o odiatelo, ma è Nigel. Una macchina da skateboard. No, basta! Che comunque anche gli altri non scherzano, eh! È inutile che io parli, lo sapete già, lo sapete già. Line andate, trick senza senso, se ti aspettano 40 best trick, 40 try di best trick. E ve le metto una di fila all'altra, senza musica, per farvi immergere nell'atmosfera e gasarvi tantissimo. Non posso far altro che dire che non sembrava reale. E come l'ha tenuto proprio all'ultimo. Non dico niente, ma mi sa che abbiamo già un vincitore. Last night è già mezzo deciso, però qualche giapponese potrebbe rimontare. Per la folla. Ma che gliene frega, che ha vinto, che ha vinto! Oddio, c'è mezza possibilità che uscirai. È ufficiale, vincerai! Vado! Raga,
Nice, era troppo avanti, troppo in pompa oggi. Quanto è fiero di essere americano. E così si conclude la nostra esperienza ai Mondiali di Roma 2023. È sempre mozzafiato essere in questa città per questo evento, ritrovarsi gli skater a due passi, a skateare con te. Ma questo è un altro video. Ma soprattutto vedere la passione oltre la tecnica. Nonostante sia diventato in qualche modo uno sport, lo skateboarding rimane sempre e comunque uno stile di vita. Non vedo l'ora di tornare qui nel 2024 e scoprire che cosa succederà. Intanto, complimenti a tutti. Tutto molto bello, ma io e Sam abbiamo un treno. 8 ore. 8 ore. E senza doccia, eh. E io domattina lavoro alle 9.